Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono Alexander Russo e faccio il contadino. Questa mattina vi voglio parlare di polloni e succhioni dell'olivo. Allora, i polloni e i succhioni sono praticamente dei rami che si formano alla base della pianta. Sono i polloni, eccoli qua, sono questi, e tolgono molta vitalità alla pianta. I succhioni invece sono quelli che si formano praticamente sulla parte del tronco, e sono in genere dei fischioni dritti che vanno assolutamente tolti. Non vanno tolti tutti, vi spiego il perché. Andiamo insieme, così vi faccio vedere. Se noi li togliamo tutti, poco tempo dopo riniziano subito a ributtare, e inoltre servono anche per far sì che ci sia protezione e ci sia il passaggio della linfa su tutto il tronco, su questa parte, perché se noi li andiamo a togliere tutti qua, non diamo protezione, punto uno, per il sole che ci andrà a battere d'estate, quindi la andrà tra virgolette a rovinare, e in più, non passando la linfa, uguale non passa, diciamo, vita, e quindi piano piano si rovina tutta questa parte dorsale della pianta. Per cui l'importante è lasciare quelli meno vigorosi. Facciamo un esempio. Allora, ipotizziamo che ci sono questi due piccolini, noi togliamo i due più grandi. Un'altra cosa molto importante è il taglio. Allora, il taglio va fatto sul collarino, praticamente vi faccio vedere qua, che magari viene meglio. Guardiamo se si riesce. Perfetto, perfetto, eccolo qua. Allora, come vedete, proviamo a star fermi un attimo, ecco qua, come vedete si nota il colore diverso, e il collarino è questo qua, per cui va tagliata qua. Se noi la tagliamo qua, fa una cicatrizzazione più rapida e non soffre il taglio, insomma. Per cui niente, non c'è nient'altro da dire. Qua in basso toglieteli tutti, a meno che non vi volete portare avanti delle giovani piante, per esempio, che ne so, vi tenete magari questi due qua, se questa qui vedete che volete ringiovanire, oppure qualsiasi cosa è andata troppo alta, è malata, insomma. Con i polloni potete rifare delle piante nuove. Se infatti notate nel mio oliveto, come in tanti altri oliveti in Toscana, nell'85 era venuta una gelata pazzesca, quindi si sono riformati, diciamo, gli oliveti con questo sistema. Per cui ragazzi, spero sia stato utile questo video. Vi do appuntamento ai miei prossimi video, e ciao a tutti da Alexander. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate se anche voi fate così, e se avete altre domande fatemi sapere. Ciao a tutti amici!